Il modo che abbiamo per salutarlo è questo, di stare insieme a tutti i nostri compaesani e di cantare le sue canzoni. Nel 1981 Piazza del Plebiscito ospita un concerto destinato a rimanere nella storia. Pino Daniele suona per la prima volta davanti a 200.000 persone. Ieri la stessa piazza ha accolto gli oltre 100.000 fan che, rispondendo al tam-tam telematico che ha preso il via appena 24 ore prima, hanno voluto ricordare il grande artista partenopeo, scomparso a 59 anni per un infarto, con un flash mob. Omaggio intenso e commovente. Un concerto corale, intonato a partire dalle 20, si è protratto per circa 2 ore. Una commemorazione che si è trasformata in una festa, un rito collettivo che ha in qualche modo voluto esorcizzare la morte di un artista che lascia alla città un vuoto incolmabile. Come solo pochi altri artisti possono vantare di aver fatto, Pino Daniele negli anni è riuscito a farsi amare da giovani e non più giovani. Ed è così che ieri in piazza a cantare le sue canzoni si sono ritrovati sessantenni e ventenni, tutti affascinati allo stesso modo da quel genere musicale di cui Pino Daniele è stato l'antesignano. In piazza anche il sindaco De Magistris, che ha annunciato la volontà di intitolare una strada o una piazza al cantautore più amato dai napoletani. Tanti i personaggi pubblici che questa mattina hanno reso omaggio alla salma, da Renato Zero a James Senese, che lo ha ricordato come una parte di sé, da Antonello Venditti a Clementino, che in un'intervista rilasciata all'esterno della chiesa ha dichiarato: «Con me Pino ha scritto la sua ultima canzone, spero ora di poterla pubblicare». Per lui, che è sempre stato molto riservato, 2 funerali pubblici, uno a Roma celebrato questa mattina, l'altro nella città che da sempre lo rappresenta, nonostante da anni non abitasse più a Napoli e che ne rivendica in qualche modo l'appartenenza, come fosse un monumento o un'opera d'arte. Perché per i 100.000 che ieri sera gridavano a gran voce il suo nome, Pino Daniele non è stato semplicemente un uomo, ma una leggenda. Proprio l'enorme partecipazione di ieri ha fatto presupporre che in tantissimi avrebbero preso parte alle esequie di questo pomeriggio, per cui si è deciso di allestire un altare al centro della piazza, tra le 2 statue equestri, per consentire al suo popolo di assistere all'omelia. Ad officiare i funerali il cardinale Sepe. Poi la salma verrà portata nuovamente a Roma, dove la procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo contro ignoti e disposto l'autopsia sul corpo del cantautore. Resta da chiarire la dinamica di quella domenica sera, quando Pino Daniele, colto da malore, ha deciso di raggiungere il suo medico di fiducia a Roma, piuttosto che allertare i soccorsi. 3 ore di viaggio in auto che potrebbero aver significato la sua condanna a morte. Napoli a voce re creatura, che sali chiaro chiaro, e tu sai che non...